Diversi mesi fa ho comprato il set Lego più grande al mondo, una riproduzione in scala 1-200 di oltre 9.000 pezzi. Dopo qualche mese ho sudato come un cavallo per montarlo tutto ed ecco qua il risultato. Questo qua, signori, è il Titanic completamente fatto di mattoncini Lego. Qualche giorno fa invece mi suona il corriere dandomi questo pacchettino grazioso. E cosa ci sarà mai dentro qua, raga? L'intero set per illuminare il Titanic. E anche una cosa in più, forse. Dovrei aver comprato una cosa che fa uscire il vapore acqueo dai cannoni. Non ci rimane che provare. Come prima cosa andiamo ad aprire il pacchettino. Mamma mia, raga, quante buste ci sono di LED. Guarda qua che casino. E poi sono tutte cose piccolissime. Cioè, guarda, apro una scatoletta. Guarda qua, sono tutte delle mini strisce a LED. Cioè, vi rendete conto? Guarda, qua è il mio pollice, raga. Non potevano farle un po' più grandi? Che palle. Questo qua dovrebbe essere quello che vi dicevo prima per tirar fuori il vapore acqueo dai cannoni. Sono proprio curioso di sapere se questa cosa qua funziona. Se funziona, raga, mamma mia. Comunque stavo leggendo il libro delle istruzioni, come potete leggere qua, e dentro non c'è scritto nulla, c'è scritto di guardare un link. E la cosa bella è che hanno voluto mettere tutte le istruzioni online, così non devono mandare al cliente la stampa di tutti sti fogli qua. C'è solo un piccolissimo problema, raga. Ho guardato quante pagine sono. 192. Signori, la prima parte da modificare è proprio la prua della nave. Infatti, come vedete, l'ho staccata in tre. Devo togliere tutto questo pezzettino qua bianco. Partiamo. Madonna, come sono piccoli, raga. Io sono abituato ai legni, raga. Sono abituato alle casette sull'albero, lo sapete. Ok, fatto. Adesso warm white da 15 centimetri. Non so perché mi sono messo a fare questa cosa. Vedete, il cavo entra da dietro, passa sotto al buco e il LED si attacca qui a qualcosa bianco che è tipo una specie di scotch. Come prima parte già difficilissima. Tac. Uno e due. Allora, è passata circa mezz'oretta e come vedete spunta fuori soltanto un cavetto. Dentro questo triangolone bianco c'è tutta una striscia LED che è collegata appunto da questo filo che compare. È un bel casino. Adesso devo smontare le corde della ciminiera perché il prossimo set di luci dovrebbe essere dentro qua. Cioè, alla fine lo sto smontando tutto, raga. Pure questi due. Ok, raga, molto complicato. Praticamente mi ha fatto mettere una piccola striscia LED qua dove ci sono le finestre rotonde, i cosiddetti oblò, e poi anche una dentro qui. Eccola qua, la vedete? Questa qua è tutta una striscia LED. Così praticamente dovrebbero esserci almeno queste due illuminate. Adesso facciamo la stessa cosa da questa parte qui. Tutti i cavetti dopo sono stati collegati da questi connettori 1 e 2, che poi chiaramente andranno tutti nascosti sotto qua. Adesso dalle istruzioni devo anche smontare la cabina di pilotaggio. Praticamente ho attaccato il LED a questo piccolo cuscinetto qua che è adesivo e lo sparo dentro nell'ufficettino lì dove dovrebbe esserci il comandante. Ah, ne va uno di qui e uno di qui. Che professional che siamo. Questo blocchetto qua dovremmo averlo finito. Boom. Adesso nascondiamolo sotto e chiudiamo. E anche questa sezione qua è fatta. Adesso bisogna lavorare sul primo cannone. Uno, due, tre. E anche questi tre oblò dovrebbero essere illuminati. Ora devo fare la stessa cosa dall'altra parte. Prima sezione fatta, dovremmo avere quattro fili, 1, 2, 3, 4. Più questo stronzino qua che esce, dovrebbe essere il vapore del primo cannone. Andiamo avanti domani. Eccoci qui, signori. Allora, la sezione 1, ovvero la prua, sembra essere finita. Come vedete qui, infatti, ho già portato la sezione centrale del Titanic. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e partiamo col secondo giorno. Questo blocchettino qua, via. Mamma mia, raga, che casino!
ho fatto tutto questo lato qui, adesso devo fare la medesima cosa su quel lato di qua. Non vi dico quante bestemmie sto tirando off camera. Io spero che alla fine il risultato sarà bello, perché veramente mi sto ammazzando a fare questa cosa qui. Voi non avete idea quanti pezzettini sto smontando del Titanic, che io so già che non riuscirò mai più a rimettere. Con l'ultimo timelapse che avete visto dovrei tecnicamente aver finito il pezzo centrale. Adesso qua c'è scritto che bisogna collegarlo al primo pezzo. Io c'ho un po' paura, raga, perché con tutti i fili che ho fatto passare, con tutti i pezzi che ho staccato qua, secondo me qualcosa poi non torna. Vedremo. Cioè, guardate qua quanta roba che c'è. Prua e pezzo centrale. Adesso le istruzioni mi dicono che devo fare la poppa. Allora, spostiamo questa qua un attimo e tiriamo su quest'altro piccolo bestione. Eccolo qua. Che bel casino. Prima cosa, smontare tutto questo pezzo qua dietro. Ok, vai. Raga, non so se vi rendete conto quanto sto smembrando il Titanic. Voi non avete capito la sofferenza a togliere tutti questi pezzetti qua e soprattutto rimetterli a posto. E la cosa bella è che io pago per fare questa cosa qua, perché questo kit di luci qua costa un botto di soldi. Cioè, se tutto il Titanic costa più o meno 600-700 euro, soltanto il kit per illuminarlo, la bellezza di 120, raga. Quindi sarà meglio che tutto lo sforzo che faccio sia ben ricompensato, eh. Tra l'altro dopo vi spiego come faccio a risparmiare io durante l'anno per permettermi poi anche questi giochi costosi. Mettiamo dentro le striscioline LED, che tra l'altro me ne mancano soltanto tre e poi abbiamo finito. Molto bene. Perfetto, guardate qua come le ho posizionate. Una di qui e una di qui. Adesso i fili li facciamo passare dentro e chiudiamo. Prendiamo il classico connettore e attacchiamo tutti questi filettini qui che spuntano fuori. Ebbene sì, raga, abbiamo quasi finito il Titanic. C'è soltanto un piccolissimo problema. Ho messo questo cannone qua al contrario, raga. A posto. Guarda che bello. E anche il cannone è sistemato, signori. Allora, come vedete, mancano ancora un botto di sacchettini, ma ormai siamo giunti alla fine. Servono giusto quei collegamenti finali che faremo adesso. Allora, dato che a quanto pare ci sono i LED anche che simulano l'acqua dell'oceano, devo piegare giù questo Titanic capovolto. Adesso dovrei mettere i LED sotto qua. Come vi dicevo prima, raga, dato che queste cose qui sono abbastanza costose, uno dei trucchetti che utilizzo io per riuscire a comprarmele è risparmiando utilizzando l'app Gimme 5, che è anche lo sponsor di questo video. Praticamente, raga, Gimme 5 è un'app che ti insegna a risparmiare e a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Come? In pratica ti invoglia a mettere da parte dei soldi che poi, attenzione, non rimangono fermi, altrimenti sarebbe solo un salvadanaio. Quei soldi lì vengono poi investiti in dei fondi gestiti direttamente da dei professionisti nella gestione del risparmio. Quindi facciamo finta che tu hai deciso di mettere via 20 euro al mese, magari per comprarti proprio un nuovo Lego. Alla fine dell'anno non solo ti ritrovi con i 240 euro che hai messo via, ma potresti trovarti con un gruzzolo ben più alto, perché appunto i soldi sono investiti, non sono fermi. Oh, e anche questi due qua sono collegati. E la cosa bella è che tu non devi fare proprio nulla, perché fanno tutto loro. Chiaramente, raga, tengo a precisare che il capitale sarà soggetto alle fluttuazioni del mercato, quindi comunque sia fate i vostri conti. Cioè, io non sono consulente finanziario. Questa qua è un'ottima cosa se pensiamo soprattutto all'inflazione che c'è in questo periodo qua. Se i soldi non li fai girare per colpa dell'inflazione, calano di valore. Quindi questo qua potrebbe essere
un buon metodo per evitare quel problema lì. Inoltre, con il link in descrizione e con il codice che ti lascio sempre in descrizione, hai la possibilità di scaricarla e avere 5 euro in omaggio. Ma poi scusa, tu provala, al massimo fai sempre in tempo a eliminarla. In ogni caso, tutte le lucine sotto dovrebbero essere messe correttamente. Ho tirato su anche questo cavo sfruttando la congiunzione delle due parti. Adesso possiamo girarla. Ok. Dai che ci siamo quasi, raga, dai che ci siamo, non vedo l'ora. Allora, manca soltanto l'ultimo cannone, dove bisogna mettere sopra il led e il coso che crea il vapore, e due led in queste finestrelle. E poi, signori, ci siamo e accendiamo, che dopo tutte queste ore di lavoro voglio vedere com'è venuto. Dai. Una da questa parte qui e adesso un'altra da questa parte qua. Perfetto, ti aspetto. Ormai non guardo neanche più le istruzioni perché, cioè, è dopo il quarto cannone che ti fai, raga. Dovremmo aver finito, signori. Manca soltanto una piccolissima, in realtà grande cosa. Devo mettere questo cotone all'interno dei cannoni e poi bagnarli con un po' d'acqua tramite questa pipetta qua. Vi dico la verità, non ho una minima speranza che funzionino, ma c'è scritto così nelle istruzioni. 1, 2, 3 e 4. Adesso di fianco ad ognuno devo mettere uno di questi, collegati chiaramente con l'elettricità, che dovrebbero aiutare a fare questo vapore. Boh, io non riesco a credere che funziona sta cosa qua, raga. Vi giuro che non ci credo, però vabbè, 120 euro probabilmente sì. Che poi vabbè, 120 euro messi via piano piano con l'app Gimme 5 non è che pesano così tanto, ma vabbè. E comunque vi ricordo che non è una startupina, eh. C'è dietro la console che controlla. Comunque ve l'ho detto prima, codice Molteni 5 e vi danno in maggio 5 euro, così potete iniziare ad usarla, a vedere com'è, al massimo la cancellate. Allora, tutto il Titanic è stato montato, le luci sono state montate, le cose che dovrebbero fare il vapore acqueo sono state montate. Adesso pulisco un attimino la scrivania, porto su la batteria e proviamo tutti insieme. Ci vediamo tra 3, 2, 1. Eccoci qua, signori, arrivati finalmente alla rivelazione del Titanic illuminato e forse un vapore acqueo che esce dai cannoni. Sotto qua ho portato la mega batteria per attaccare tutto. Accendiamo, raga, e guardate che figata. Io l'ho già visto, è spettacolare. 3, 2, 1. Ho sbagliato buco. Olè! Guarda che figata! C'è pure il mare sotto, guarda! Praticamente ogni pezzo del Titanic è illuminato. È una cosa spaziale, raga. Tutti i due piani, tutti i corridoi, gli oblò, la cabina di pilotaggio, i pontili, le finestrelle, gli altri corridoi. Raga, è tutto illuminato, è pazzesco! E manca ancora un'ultima cosa, quella forse più bella. I cannoni che sparano il vapore acqueo. Il vapore acqueo. Attention please! Cannoni che sparano il vapore acqueo in 3, 2, 1. Vi chiedo soltanto un'ultima cosa. Fatemi sapere nei commenti come faccio a impermeabilizzarlo e mettere i motori per farlo andare nell'acqua, veramente. Ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà la fine della casa sull'albero. Ciao!